Anima è un film che nasce innanzitutto per recuperare una dimensione del cinema italiano che negli anni si è persa per strada, che è la dimensione della commedia all'italiana, che oltre a divertire e far ridere deve fare anche ragionare. Quasi tutti i film italiani di Monicelli, di Scola, dei grandi registi di De Sica erano film che facevano divertire ma poi lasciavano dei dubbi e comunque lasciavano spazio alla discussione, quindi erano fatti per un pubblico non passivo ma attivo. E quindi Anima nasce, diciamo, sulla scia del pensiero di Zavattini, che ci ha comunque lasciato con un film e con una parola che secondo me è fondamentale, una parola molto pericolosa. La parola era la verità. Anima è un film pieno di verità. Anima è un film che parla di un politico, il quale politico però non è una macchietta, è un politico che assomiglia a varie tipologie di politici, tant'è che qualche politico che l'ha visto si è anche molto offeso, forse perché si è riconosciuto. Cioè il mio onorevole, che si chiama Ennio Motor, sicuramente non è Cettola qualunque e non è nemmeno il Claudio Bisio di Bentornato Presidente, che al contrario del cinema, della commedia italiana di un tempo, faccio solo un esempio, La Grande Guerra, dove si ride per tutto il film, però poi alla fine scopriamo che è un film drammatico perché i protagonisti vengono fucilati tutti e due. Al contrario di questo, non è una macchietta il protagonista, non è irreale, è un personaggio molto reale. Con Anima siamo fuori concorso, perché ci interessava comunque creare un evento, perché è un film che comunque ha bisogno di essere sostenuto, perché si sta facendo molti nemici. Grazie.